Benvenuti o bentornati sul canale, io sono Henry Garcia e come da titolo e da trailer avete visto che oggi parliamo del DMP, il multiruolo di estrema razza, ma andiamo a vedere come arriva. In questo caso è Desert, colorazione Desert, ma vi ricordo che c'è anche Ranger Green, nero e anche mi sembra grigio. E diverse colorazioni e la scatola del Desert io penso che sia solo beige, le altre saranno colorate in maniera diversa, ma eccolo qua. Che cosa troviamo all'interno della scatola? Adesso lo vediamo subito. Troviamo la busta di estrema razza con il coltello e il fodero. Ovviamente, vabbè, questa ricevuta, il tagliandino, che però i tagliandini di estrema, però io ho saputo che questi tagliandini qui, se non erro, adesso non vengono più forniti, ok? Sono stati ritirati, perché io ho preso un ultimo estrema e non c'era, infatti ho chiesto subito a Daniele, da Daniele Dalcante, mi ha detto, ah, mi informo, ma mi sa che non è, e anche a Paolo Di Beppacco, che ne vende parecchi, e mi ha detto no, ultimamente non li mettono più. Ecco, quindi questa è una novità che estrema fa per i clienti. Ovviamente non cambia nulla per la garanzia, problematiche e cose, clientela viene sempre tutelata da estrema razza. Allora, vediamo un attimino, passiamo a noi. Eccoci qua. Questo ha un fodero davvero minimale, ma ragazzi, bello. Guardate anche il velcro e riporta il logo di estrema. Questo è per il cosciale che va inserito qua. Cioè, ragazzi, spaziale davvero. Adesso vi dirò tutto di lui, di questo super coltello multiruolo. Allora ragazzi, io partirei proprio dal suo fodero, che è qualcosa di particolare. Allora, prima di tutto è una costruzione ad iniezione in nylon, il guscio principale. Come potete vedere campeggia la scritta estrema razza sia di qui sia di qua. Questo coltello è veramente bello e anche sicuro, sentite qua quando entra. Lo sgancio, come ho detto, è tramite questo pulsante. Guardate che bellezza questo fodero. Molto minimale, ma veramente studiato nei minimi particolari. Molto leggero, doppia chiusura qua. E ovviamente abbiamo, come abbiamo detto, per il cosciale, che poi andremo a vedere in un secondo momento. Parliamo del coltello, andiamo a parlare del coltello adesso, ve lo faccio vedere, ma molti di voi ce l'hanno, così io so anche, magari mi dite anche cosa ne pensate, chi ce l'ha, chi l'ha provato, opinioni, e magari dopo il test mi dite se riscontrate le stesse cose che vedo io, sento io. Allora, abbiamo... bellissimo come linea, non c'è nulla da dire. Abbiamo ragazzi un peso di 283 grammi, la lunghezza della lama sono 15,2 cm, lunghezza totale di 28,2 cm, spessore della lama 6,3 ovviamente, materiale acciaio L'N690 ormai 58 HRC, la lama è uno stone washed, drop, una bella drop, molto bella, e materiale pugnatura ovviamente che è forprene, va bene? Qui abbiamo il codolo esposto, abbiamo una guardia inferiore e una specie di godronatura sopra molto accentuata. Che cosa abbiamo sui piatti? Sul piatto sinistro abbiamo il numero del codice del coltello e la scritta
Made in Italy. So se riesco a farvelo vedere. Dall'altra parte, estrema ratio e il nome del coltello DMP. Bello, 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 bello. Intelligente, esagerato, veramente bello. E adesso andiamo a provarlo perché essendo multiruolo, con una bella punta vedremo di che pasta è fatto. Bene ragazzi, questo è il porto, come potete vedere sta alla gamba perfettamente, è pazzesco, veramente bello. Con i due bottoni il coltello non va da nessuna parte. Anche perché sganciando i due bottoni il coltello non esce, perché se non azioniamo il bottone sul fodero non c'è l'estrazione. Eccolo qui. Quindi veramente, veramente bello. Guardatelo, è spaziale, veramente esagerato. Bene, bimbi, partiamo. Vediamolo un po' subito con qualcosa di interessante. Piano piano a salire e vediamo un po' come se la cava questo DMP. Lo provo senza guanti, vediamo. Vabbè, questi lì ovviamente legnetti così se li stramangia. Vediamo un po' se trovargli qualcosa di più impegnativo. Eccoci. Quindi, siamo sul tosto di già, eh? Boia. Schiappa tutto, via, eh? Un po' così. Legnaccio di merda. Visto e fa tanto lo sbruffone, o vediamo, o vediamo cosa combina su questo qui. Il leccio un perdona, eh? Il leccio bimbi rompe coglioni, eh? Oh, ci proviamo, eh? Si pianta. Oh, è un va giù, eh. Non riesce a entrare. Nulla, bimbi, ci può stare anche una giornata così. Ci siamo. Lo levo perché non riesce a entrare. Vediamo
Vediamo in piccola parte se riesce a affondare. Qui ha affondato, vedete? Però guardate, guardate che differenza dalla riga questa qui che ho fatto all'inizio, vedete? A questa qui. Ai, sono preso la mano, porco due. Comunque io sto picchiando anche sulla manicatura e devo dire la verità, ammazza, regge. Eccolo, avete visto? Però di questo sciocco qui, questa metà qui non c'era. Ci si pianta, ci si pianta. Ha tagliato un pezzo, piano piano taglia un pezzo. Purtroppo, vabbè. Miale. Come batoning direi che ci siamo, vediamo un attimino anche in altre tecniche. Vediamo un po'. No, nel chopping non va male, anche senza guanti scorre bene. Vediamo l'inglese come un legno grosso. No, vabbè. Non va male, eh? Questo era un legno grosso. Vedete, è comodo questo codolo qui per picchiarci quando si fa lavori di punta. Beh. Comunque, ragazzi. Lavora bene, spacca bene, ha un bel taglio, guardate qua. Porca troia. Vediamo in altre tecniche? Vediamolo, dai. Comunque non è male, va bene, va, un bel coltello, ha i suoi limiti, ma un bel coltello. Un po' di fibrosi schifosi. Allora, anche sul legno un po' fibroso, schifoso, i suoi ricciolini li fa, comunque, i riccioli li fa. Se invece si piglia un legno più morbido,
Vediamo un pochino cosa succede. Comunque, ragazzi, coltellone, dai, può andare, eh? Pulitura degli nodini, dei rami. Ok, facciamoci un... Qua è passato un moscone, un po' di punta e cerchiamo di fare il nostro picchetto. Punta fatta, facciamo l'attacco. Vedete come nasce attacca V? Tanti mi chiedono, ma come si fa? Come si fa? Fate una X. Poi levate i bordi e avete il vostro picchetto a V. Un po' di precisione. Ora, questo video di fine non è che sia al massimo, eh? Devo dire la verità. Perché c'ho la punta grossa, però... Insomma, qualche peletto c'è, qualche peletto da allevare. Vediamolo. Eccolo. Ancora un po' da ribordare a modino, da rifinire. Comunque, ragazzi, è un coltellone, però li fa, eh? Lavora bene, lavora, dai. Non lavora male. Perché siamo così, prova di punta, penso che ormai sia un classico, no? C'è una punta abbastanza fine sta via, eh? Vediamo bene, eh? Vediamo un po' il nostro DMF, eh? Guardatevi, roba, eh? Cioè che la punta, i 6,3 mm, sono qua, ragazzi, vedete? Sono qui, poi però qui guardate come va a rastremarsi, qui va a finire fino 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 fino, eh? Quindi la punta non è, guardate qua, non è 6,3, no dai, oh bimbi, tanta roba, bello. Allora, vediamo se fa le scintille, eh? Si guarda? O vediamo. La cotronatura serve anche a fare un po' di trucioli.
Non tanti, ma qualcosa fa. Ora ha piovuto stamani. Vediamo, vediamo, eh. Intanto vediamo se fa scintille. No, bimbi. Noi si rischia di andare a chiappare la lama, anche no. Vieni, fai. Niente fuoco. Con questo non accendete il fuoco. Troppo poche le scintille, bimbi. Troppo poche. Allora. Niente, adesso io vi mando a casa per la prova di taglio e niente. Purtroppo mi sono scordato di farvelo vedere all'inizio a prova di taglio e nulla, però tagliava, devo dire la verità, ha un buon filo, un bel filo, davvero. E mi sono fatto prendere dalla voglia di provarlo, mi sono scordato di testarlo prima. E vediamo quanto ha perso e poi rimettendoci le mani come torna. Io vado a casa per conclusione finale e prova di taglio. Beh, bimbi, tornati a casa, eccolo via, ancora sporco, sudicio, guardatelo. Io ovviamente non l'ho toccato. Vediamo quanto ha perso lavorandoci sul leccio, su tutte le tecniche che avete visto, una giornata di lavoro e vediamo un attimino questo N690. Ha perso un po'. Perso. Non tanto un punta, ma vedete. No, ha perso, via. Ha perso, dai, diamo una ripulitina, vediamo un attimino se si riesce a trovare in pochi secondi un filo giusto. Eccoci qui, dopo pochi minuti, struppatina veloce, vediamo com'è tornato. Ragazzi, cioè, questo coltello è fantastico. Un N690 trattato da estrema ratio, che più di lì non si va. E coltelloni così, guardate il Cali dell'altro video, cioè ci ho smattato, rismattato, pure N690, lama piccola questa qui, 15 cm rotti, un coltello strepitoso. Eccolo qua. Che dire ragazzi, considerazioni finali, si riaffila in pochi secondi, bello bello, a me è piaciuto tanto, è un multiruolo, ci si fa tante cose, ora nel leccio ci si è piantato ma ho trovato una venatura sicuramente, ho delle perché poi l'ha tagliato, hanno riprovati, gli ha tagliato bene, non tutti metto, non faccio vedere tutti i video che faccio perché sennò verrebbe un video da 50 minuti. Linea molto bella, è un full flat ragazzi, bellissimo. Abbiamo anche un alleggerimento qua, vedete, una fresatura di alleggerimento sui piatti che lo rende ancora più tattico, molto più bello. Sì. Poi il suo fodero, ragazzi, che è ambidestro, abbiamo detto, il bottone col bottone per il disarmo che si può spostare da qui a qua per farlo diventare mancino. Quindi, insomma, ragazzi, veramente veramente un bello oggetto, veramente veramente un bello oggetto, a me mi è piaciuto parecchio. No, qui si finisce e si conclude la recensione del DMP, coltello validissimo che secondo me vale tutti i suoi 266 euro. E niente, un abbraccio a tutti e
Dario Garzia.